Mentre riceve Causio, capitano oggi della formazione bianco, disimpegno per Oriali, e c'è Causio che è ricevuto da Tardelli. Ancora Causio, il lancio è bello e lungo a favore di Virdis, contropiede. Terebbe senz'altro per l'inserimento di un difensore puro, alludiamo a Morini. Nel frattempo è Causio che riesce a lanciare molto bene Gentile. Ed ecco Causio che cerca di servire Bettega. Si fa vicino a lui Gentile che ripropone ancora per Causio. Baresi nel frattempo si era allontanato e c'è ancora un calcio di punizione decretato dal signor Batte, divide la distanza. E il calcio di punizione è ancora a favore della Juve, batte ancora Causio a rientrare, palla di Bettega. Per cui la squadra juventina è arroccata e poi c'è il servizio sbagliato di Fontolan e il contrattacco di Causio e c'è il fallo di Fontolan nettissimo che ha fermato con una mano il capitano bianconero. Calcio di punizione sulla tre quarti per la Juve, dare poi in contropiedi velocissimi, ormai non dovrebbero esserci dubbi, no? Ma comunque guarda, io non direi che la partita è destinata a chiudersi così. Vabbè, staremo a vedere. Beccalossi ancora cerca il tunnel ai danni di Causio che addirittura ha sputato addosso al giocatore dell'Inter, se non sottoposto da Fedele. Poi c'è il servizio per Causio, il tiro e la palla che termina a lato. Un momento Fontolana, la meglio poi Cabrini, mentre c'è Causio che goffamente rinvia nella zona dove Muraro non riesce ad impossessarsi della palla. E c'è poi il lancio per Cabrini dal giocatore Fedele, è ancora Fedele che amministra la palla, c'è un tackle forsennato con Causio e Causio riesce